Allora, intanto, Madonna mia, c'è stato un boost alla Madonna. Ok. Perfetto. Dopo questo annuncio su bombe, eccetera, eccetera, sono riuscito a metterlo in italiano. Allora, per metterlo in italiano non c'è un menu, ma bisogna andare su un file che si chiama LANG, quindi lang.dat, e lì dentro bisogna mettere il numero 39, se non ricordo male. E così lo switch in italiano. Naturalmente in italiano è solo il menu, perché poi, se andiamo a vedere API Briefing, no, anche qua, questo è in italiano. Sì, alcune sono in inglese. Perfetto. Oggi cosa faremo? Siamo atterrati qui. Sono riuscito a fare. Mi sono intrippato veramente bene su sto gioco, perché sono riuscito a fare un sacco di roba. Naturalmente in off camera, perché è molto lunga da fare. Questa è un'altra nostra navicella che va a raccogliere in automatico. Grazie. La vocina che ci dice qualcosa. Che va a raccogliere in automatico, va a minare l'elio dagli asteroidi e lo va a vendere, che è una cosa fighierrima. Il tutto si fa. I menu sono devastanti, però vabbè, tra tanta roba che potrebbe essere eliminata e messa su un menu a parte, ma ti compare qui. Allora si va praticamente sulla navicella, gli si dà un comandante naturalmente, si va qui e gli si danno gli ordini, ok? In questo momento c'è di default l'estrazione locale, quindi lui va a estrarre cosa? Autoestrazione locale, l'elio, che sono qua gli ordini. E dove il settore dove voglio che vada a estrarre. Naturalmente, dopo aver fatto questo, lui va ad estrarre e poi va a vendere quando è pieno. Infatti, in esecuzione c'è questo. Ok? Semplice, c'è un capitano e questo è il quanto. Nel frattempo ho fatto un'altra missione. Facciamo un piccolo briefing. Non so qual è il tasto per andare dove sono io, però va bene. Nel frattempo ho fatto un'altra missione, mi sono perso, e questo è il problema di non sapere, non avere un tasto di e dire, ah, sono qui. Facciamo così. Ecco. Ho fatto un'altra missione che mi ha regalato questa Callisto Sentinel, che è praticamente una nave cargo, tutto qua. Cosa è successo? Sono entrato in questo settore. Fortuna in attesa, vertice dell'Unione, sono dei pirati, dei commercianti. No, non pirati. Commercianti. Diciamo loschi, individui, black market, cose strane. E quindi ho ricevuto questa missione. La rete di contrabbando dell'impresa Arcadica. Ok? Quello che mi chiede è di andarlo a trovare. Ok? Io nel frattempo. Qui sono arrivato con due navi, la mia e un'altra navicella che si trova, dovrebbe trovarsi là. È piccolina, però me la faccio vedere. Informazioni. Vediamo se riesco a fare questa cosa qua. Ce l'ho selezionata. Se faccio F4. No, non me la fa. Vediamo. Non me la fa vedere. Vabbè, comunque sappiate che è lì. C'è. Detto questo, andiamo a sentire cosa vuole il comandante di questa fazione. Che non so dove sia. Baia di costruttori. Forse. No, aspetta. Ho sbagliato. Non è. Mi fai uscire, per favore, grazie. Non è qui che vuole che io vada. Quindi qua vedo recupero rifornimenti. Mi sa che è qua lui. Maori Asuni. Strano che però non lo traccia. Questa cosa è brutta perché ogni tanto lo traccia, ogni tanto no. Devo parlare col maestro qua. Vabbè, forse perché sono fuori. Ok, prendiamo l'altra astronave. Sì. No, entra nella nave, no, dobbiamo andare lì. Vabbè, andiamo.
Vediamo se riusciamo ad andarci da qua. Callisto Sentinel. Ok. Tu. Hello. Io sto assumendo un sacco di gente. Oh, è un milione, madonna mia, che faccia. Questa è l'altra nostra astronave che mi hanno regalato con una missione. Dovevo trasportare dei medicinali, me l'hanno regalata. Va bene. C'è il nostro comandante. Possiamo fare guidare lui o possiamo guidare noi. Dipende da come vogliamo. Perfetto. Adesso vediamo se ci dà il tracking. Eccola qua, il tracking. Dobbiamo arrivare qua, nel nulla praticamente. Quindi salpa. Abilitiamo lo steering del mouse. Ok. E viaggiamo. L'altra navicella la lasciamo lì, posteggiata. Ok. Questa ha dei movimenti veramente strani, perché non è come quella maneggevole, quella è un caccia, diciamo. Questa qua è una nave cargo. Autopilot e ci porta direttamente dove dobbiamo andare. Nel frattempo, se volete, praticamente potete acquisire tanti NPC e fargli fare quello che volete e potete gestirli direttamente da qua. Diventa quasi un simil gestionale un po' più immersivo perché potete usare voi tutto quello che volete. Nel senso pilotare l'astronave, eccetera, eccetera, o andare a minare voi. Io sto facendo un po' di soldini con l'automining, che è del tutto lecito in questo gioco, infatti sono a 636.000 crediti, perché vorrei cominciare a costruire la mia base. Beh, infatti ho anche una missione, scusate, Shift M, una missione che mi dice questa, di costruire una base, cioè compra uno spazio e poi costruisci una base. Vediamo un po' se ci riuscirò mai a fare questa cosa qua. Ok, siamo arrivati praticamente. Togliamo l'autopilot. Chiediamo di essere. Di attraccare. La richiesta di attracco. Allora, io devo dire che mi sono intrippato abbastanza bene. Ci ho giocato un pozzo di tempo in questo gioco qua. Pozzo. Oh, un bel po'. Sì. È da tipo 4 giorni, 3 giorni che ci gioco, forse di meno, di più, non mi ricordo. Però devo dire che non è male, non è male. È raro che io non che faccia commenti o dia feedback. Però fino adesso come gioco spaziale merita. Cioè, ne ho provati tanti e questo qua mi sta veramente divertendo. Andiamo sul ponte, ce lo indica in giallo, quindi c'è il tracking della quest. Andiamo sul ponte. E qui c'è lui. There you are. Split is maestro. Invited creature here because Split noticed you carry illegal wares. Split and crew, the Empyrean Curs, have embarked on journey towards complete independence. Split interested in bringing someone who does not mind breaking laws. Safe to say, you fit profile. Regular smuggler and best pilot, the Ace, has prior engagements. So, crew needs someone to smuggle spaceweed. Small assignment. Test if you're trustworthy. You interested? Dimmi di più su di te. Yes, of course. You ask how come Split commands Empyrean Curs, rabble of pirate misfits, and so far from Split space. See, Split never part of broader Split culture. Born into small makeshift family of Split during shutdown. Even though connection re-established, Split not feel at home with ferocious Split families. Split always prefers to use wits and be free from all obligations. Growing up in Windfall, Split really not have choice except fall in with Vigor Syndicate.
They taught Split to steal, cheat, and kill, if Split must. But Split disagrees with direction Vigor heading now. Short-sighted, exploiting vulnerable people, lack vision. Much more interesting marks out there now. Split and trusted friends decided to strike out on own. Now, Crew Rome Network aboard ship looking for opportunities to make money, however crew see fit. Ok. Andiamo su... su 6. Good. Split knew Split could count on you. Crew already transferred Spaceweed into your ship's cargo hold. Split let Baer know to expect you. To get to Baer, you cross policed space. Careful not be spotted. Swift travels. Perfetto, ci hanno caricato 412 unità di canapa. Aspettate un attimo, perché facciamo una cosa. Impostazioni, audio, perché con le cuffie la musica è altissima. Ecco fatto. Perfetto. Ok, andiamo. Allora, qua si può fare anche Shift D e andiamo direttamente sulla nostra navicella, oppure ci andiamo a piedi. Anche perché è sempre bello rivederla. Che cacchio sta succedendo? Un casino mostruoso. Non ci sto capendo più niente. È partito qualcosa di grosso, madonna mia. Allora, guidiamo noi. Salpa. Ah, ma è partita lei! Che cacchio è successo? È proprio partita! Ma non mi era mai successo! Cioè... vabbè! Che dove fosse attraccato partisse, cioè... ma vabbè! Jumpgate, silent witness. Cioè, se stavamo con lei, dici che... no, è scomparsa. Se n'è scappata. Ma che c'era? La polizia? Che c'era? Non lo so. Cioè, nel frattempo noi abbiamo un'astronave qua e gli possiamo dire a questa di andare da qualche altra parte oppure lasciarla qui. Sta a noi decidere. Ma è lei? O no? Barbarossa, modello Barbarossa. Ok, perfetto. Allora, ci facciamo questo viaggetto. Vi dicevo che c'è un'economia della Madonna e potete buttare filtri, tipo qua potete mettere, che ne so, Clay, Tronica, e vi dice solamente quelle con Clay, bla bla bla, tutta roba ad alto livello sinergico. No, nel senso che... bisogna andare sempre più in profondo. Pian pianino ci si abitua anche a questa serie di menu e a questa serie di menu e a quell'altra serie di menu e tutta questa cosa qua. La nostra nome organizzazione si chiama Broccolo e il nostro logo, appunto, come potete vedere, era questo. E sì, diciamo che c'è tanta roba da fare, tanta roba da fare. Il mondo è gigante. Non so se tutti questi settori che ho visitato siano tutti oppure no. Non sono mai riuscito ad andare in questo settore, qui e qui. No, qua ci sono andato, qua in questo settore qua. Credo che si passi da qui, ma questo qua è un settore pieno di... pieno, cioè, di Xenon, che è praticamente la fazione nemica. E quindi è quanto impossibile fare sta roba qua. Ok, allora, dobbiamo evitare la polizia. Most groups in network prohibit at least somewhere. Quindi, siccome abbiamo un carico illegale, ci dice appunto attenzione perché c'è la polizia. Naturalmente. Ci andiamo lontano da questo che non so chi sia. Naturalmente. Possiamo prendere, comprare anche una licenza da poliziotto. Che ce l'ha data proprio quasi all'inizio. Però non so assolutamente cosa faccio. Ok. Sentite il rumore come scricchiola quando giro. Penso sia la navicella. C'è tanta gente, oh. Andiamo in autopilot, così ci prende l'autostrada. Queste sono le autostrade veloci. Ok,
che ci permettono di entrare nella corsia e viaggiare su questa corsia a velocità astronomiche. Infatti adesso lui gira, prende la puppete, fa il portale e qua c'è un'altra autostrada. Nel frattempo che percorriamo questa autostrada, noi invece di uscire direttamente qua, usciamo prima. Facciamo una velocità di quelle supersoniche con Shift 1 e andiamo qua. Questo chi è? Arkan Defense Platform. Ah. Ok. Quando siamo arrivati quasi vicini. Oh, stiamo lontano da quelli. C'è la corona, quella è una crociata. Ci fa male. Andiamo qui vicini. Buttiamo il freno a mano. Ok, e chiediamo di attraccare. Split squared with Bayer, so you can just transfer space weed without issue. Cannot usually sell illegal wares to stations without establishing black market first. Ok, apparentemente ci ha detto che non possiamo vendere così facilmente le cose, dobbiamo prima avere dei contatti col black market, col... ok, il mercato nero, ok. Contrabbando, perfetto. E a questo punto ci dice appunto di commerciare e di vendere la nostra canapa. Ovvero così. Meno 412. Conferma. In attesa del completamento dell'operazione in corso. Ed... Buyer confirm transaction and wired money. Well done. E la nostra missione viene completata. La vita di un pirata, affari sospetti, e ci dà altre robe da fare. Quindi, come potete vedere, ci sono tante cose, altre cose da fare. Allora, nel frattempo che lui è messo qui, siccome abbiamo la micella qua, noi facciamo così, ci alziamo. Scendiamo da qui. Ok. Welcome to Empyrean Curse. Siamo diventati pirati. Might notice curs do not do names. So, since you will stick around, Split needs to come up with something for you. You competent smuggler, shall call you Chipmunk. Reason why curs taking on new members is string of recent setbacks. Split lost crew and assets to Taladi Ministry of Finance. Need help getting back on our feet. Return to Arcadian Endeavor to get to know other members of crew. Ah, quindi ci chiamano Chipmunk, ci hanno dato come scoiattolo. Andiamo un attimo dai mercanti, perché io ho una quest. Vediamo se... Vediamo merci. Sono le bende. Due bende me le compre... Si possono... Aspetta, cosa sto facendo? Sto comprando, sto vendendo... No, due. Ok. Perché vorrei il lanciabombe, ma costa troppo. Mi costa un pozzo dei soldi. Per adesso no. Vabbè che abbiamo un sacco dei soldi. Scusa, il lanciabombe è... Can I help? Here you go. Lo compriamo? Il lanciabombe. Laser portatile, laser di riparazione, propulsione tuta, scanner tuta. Perché io non posso fare le granate MP. Good profit. Che c'ho una missione che mi dice... Questa qua... Di andare a scansionare una stazione. E per scansionare quella stazione ho bisogno delle... Di creare una breccia con una bomba MP. Quindi adesso forse che abbiamo quella, posso farla? Non lo so, poi scopriremo. Sì, fammi andare. Shift D, torniamo alla nostra navicella. C'è il nostro comandante che vi parla da bordo. No. Che è lì, e a questo punto io direi che a questa gli diciamo uh,
Ah, ma questo si muove. Ah, possiamo esplorare. Di andare qua. Vola e attendi. E come potete vedere, lei si alza in volo con questo pilota. Che fa schifo come pilota, però... gli possiamo dire altro? No, prego. Perché pilotaggio c'ha... metà stella, forse. Infatti, se io faccio F4... si vedrà la nostra navicella che doveva fare epic fail come prontone. Niente, non prontone più. Vabbè, non gli piace più. Vediamo un attimo. Eccola qua. Navicellona. F4. Eccola qua. È partita. Siamo in viaggio. In viaggio per l'universo. Ma perché non posso mettere la camera da fuori? Perché mi fa questo giro giro brutto brutto? Vabbè, e ci godiamo il viaggio. Scusate, ma come si fa? Sceva la camera. Controlli. Su giù, camera sinistra, destra, avanti, indietro, cambia la camera, imposta camera. Camera vista camera. Ah, cambia vista camera. 7 però no, gli F. Ah, visuale standard, esterno, esterno obiettivo, statica. F1, F2, F3, F4. Quindi F2, eccola qua. Quindi con 7. No, non è 7, ma è 7 di questo. Non gli piace 7. Non si può. Niente. 2. Ah, eccola qua. 2 3 4 3 2 Prima il 3 era bello. No. Ok. Come potete vedere, sta volando da sola. Ora si aggancia qui e vola. Sì, ok, ci sono alcune cose che andrebbero sistemate, però nel frattempo noi stiamo volando. Lei sta volando, lei sta pilotando e andrà a fermarsi esattamente qui dove gli abbiamo detto. Possiamo anche dirgli esegui gli ordini, cioè, ovvero, c'era un rimuovi tutti gli ordini, raccogli, tipo vai direttamente lì. Quindi se vi scocciate e volete andare in giro per la vostra nave, solitamente la mia nave è piccolissima, quindi posso solamente uscire, e se esco questa mi abbandona. Oppure andare qui e stare così. Ciao. E guardarvi e godervi lo spettacolo, perché è veramente bello. Ho scoperto anche un'altra cosa, che ci sono delle missioni mi è capitato due volte. Ci sono delle missioni che bisogna disattivare le mine. Ecco, consiglio vivamente di stare a 2-3 km dalla mina che sparate per farle esplodere. Sì, già, perché altrimenti vi esplodete anche voi. Poi ci sono le mine traccianti, le mine che si agganciano a voi. Ci sono un sacco di cose che è bello sapere. Naturalmente non siamo in prima versione, sono io che mi sono buttato sulla plancia per guardare. Ho messo il culo in faccia a questa praticamente poraccia. Adesso lei arriverà nel suo punto di destinazione e aspetterà fino a un nuovo comando. Infatti lui voleva che andavo qui. Oppure potrei dire attracca e attendi, e lei automaticamente cambia. Guarda, allora, rimuovi tutti gli ordini, attracca e attendi. Adesso lei gira
gira ciccia con la cloche che sta facendo con le dita, va bene. Adesso piano piano, con la dovuta calma, pilota ski filter, lei gira. Infatti sta girando molto lentamente. Ma lenta. Mato, ma come sei? Più veloce. Molto lentamente giriamo da qua. Capitano Kirk Enterprise, giri la navicella. Ecco, sta girando e adesso riparte e andrà qui e attraccherà. Vai. Capitano Selene Glaser, vai. Ma si possono cambiare i nomi a... Sarebbe bello. So che si possono cambiare i nomi alle astronavi. Se non mi ricordo male. Stazioni subordinate tipo questa. Se io faccio informazioni. Comandante non ce n'è. Non si può? Non si può? Secondo me sì, ci sarà un modo per cambiare, se no diventa brutto. Vabbè, e nel frattempo che lei fa questa, io andrei... Qua sono nuovi email. Bah, abbiamo ricevuto delle email con informazioni, soldi, nostri soldi. E qua c'è il resoconto. La Sandergas Vanguard, la nostra, ha venduto 320 di elio qui alla raffineria. 7 minuti fa e ha raccolto 12.179 crediti. Che fighissimo. Ma quanto tempo ci stai mettendo per arrivare lì? Era lontano, eh. Ma quanto stiamo viaggiando? Scusami, eh. Ce lo dà la velocità? Cioè, la cosa più importante è la velocità. Vediamo, eh. Non ci dà la velocità. Morale e pilotaggio che dovrebbe... Ah, vabbè, ma non ci dà la figaggine della manovra. Ci abbiamo le rec, le cose. Sostituisci il pilota con il migliore membro dell'equipaggio. Tutti uguali sono. Non è che cambiano le cose. Siamo addirittura d'arrivo. Credo che sia quella. Adesso lei farà le manovre. E dovrebbe chiedere già in automatico tutto lei. Anche l'attacco. Infatti abbiamo anche una missione da fare qui. Eh sì, vero, perché dobbiamo tornare. No, non è questa. Sai chi è? Sì, è questa. Perché sei andata da sotto? Che manovra stai facendo? E sulle manovre, sulle AI è un po' deficita, eh? Mi doveva arrivare qua sopra, ci andando da sotto. Dove stai andando? Che stai combinando? Guardiamoci questa cosa in telecamera 4. Ha già appena sbattuto. Che cavolo sta facendo? Signori, non riesco a capirlo. Si sta mettendo al contrario. Ma che sta a fa'? Mi sta facendo venire il vomito. Ma sei al contrario. Come cacchio guida questa? Ma va bene. Ah, ok. Ha deciso di atterrare così. È la pazzia della gente. Ma non lo è l'unica che lo fa, eh. Però ce l'abbiamo fatta, signori. Siamo atterrati, siamo... Grazie, è stato molto gentile. Che premi a fare? Sei ferma. Sei ferma. Vabbè, fammi scendere. Ah, grazie. Un po' di jet lag e un po' di mal di stomaco, perché questa è pazza. Hello. Tu quanto costi? Non costa lei. Non vengono con noi. Hello, you must be Chipmunk. I must have just missed you the last time you were here. I must have just missed you the last time you were here.
You see, of everyone in the Empyrean Curse, I am the best pilot. Need someone to lead the charge towards unsuspecting traitors or tangle with the local security forces? You can always call on me. Oh, I am Ace, by the way. A pleasure to meet you. Beh, naturalmente si chiama Asso. Vediamo cosa ci dice. I was the first one to join the Empyrean Curse after its founding. It quickly became obvious that of the four of us, I was the most gifted pilot. In those early years, when the Vigor Syndicate was not quite as established as it is now, we mostly made our profits from targeting the occasional luxury trader. Occasionally, we would supplement our income by smuggling illegal wares during those brief periods when someone ambitious seized control and tried to enforce some semblance of law. The Syndicate has grown stronger and more dangerous, though. And with the gates reconnecting us to other systems, we have started turning our attention outwards. I usually participate in scouting activities, but also take part in combat raids, which are my true burning passion. I like fighting my enemies head on, for the most part. Perfetto. Beh. Yes, but enough with these formal introductions. The Maestro asked me to see how well you perform under pressure. Coming under fire is the truest test of character, after all. So, the two of us are going to rob a trader. Do not be nervous. I will be with you every step of the way. You go ahead now. I will be right behind you. Ah. My trusty old ship. Perhaps it is time for an upgrade. Anche la mia ha bisogno di aggiornamento. Bene, quindi siamo in procinto di avere un'altra missione. È un bel finale di missione queste qua, mi sta piacendo, è intrigante. Perché andiamo a fare fariloschi e cose varie, strane, cioè. Bene, chiudo qui il gameplay, spero che vi sia piaciuto. Naturalmente durerà un po' di più del resto e in fase di montaggio taglierò dei pezzi perché questo gioco è lungo e richiede un po' più di tempo e quindi farò un po' di tagli e magari potrebbe esserci più chiusure in alcuni pezzi per poi saltare in altro pezzo. Naturalmente questo verrà fatto tutto in post processing, io ci ho messo tipo 4-5 giorni, invece voi lo vedrete in pochissimo. Ricevuto altri soldi, ho preso altri soldi perché abbiamo venduto, perfetto. Mi sta piacendo sta cosa di vendere le cose in automatico, soprattutto siamo in un settore tranquillo, la navicella del mining, quindi non ci dovrebbe essere problemi. Come sempre, se vi volete iscrivere al canale è sempre ben accetto, lasciate un like o un commento per supportare questo canale che vorrei portarlo a crescere in maniera esponenziale, in modo tale da poter far vedere giochi come queste. Questo è lungo, è in single player, c'è una minima parte di online da come ho capito, ma è proprio misera, nel tipo che possono i vostri amici venire a esplorare il vostro mondo. Tutto questo mondo che vedete è dinamico, creato nella vostra partita, quindi non è la stessa cosa, cioè magari un altro vedrà altre cose. Le missioni, ci sono delle missioni principali e poi ci sono delle missioni generate in automatico, da quello che ho capito, e diventerà poi un simil gestionale oppure potete giocarlo in prima persona. E la cosa figa è che potete scendere dalle astronavi e andare in giro. Bene signori, grazie di tutto, come sempre siete mitici, alla prossima. Bye bye.